In Italia i luoghi di culto abusivi sono più di 1200 e questi sono dati indicativi perché un vero e proprio censimento da parte dei comuni non c'è stato. Ecco che nasce l'idea dal caso di Grosseto, dalla buona pratica amministrativa del comune di Grosseto, del sindaco Vivarelli e dell'assessore Megale, di chiudere un centro islamico, una moschea abusiva che si era inserita in un centro islamico perché non rispettava i criteri urbanistici. Le moschee abusive creano chiaramente una situazione di insicurezza dove sono collocate, anche di radicalizzazione rispetto al fondamentalismo islamico, come abbiamo potuto vedere nei recenti casi di cronaca e anche meno recenti. Quindi questa è una campagna che parte da Grosseto, partendo da questa buona pratica amministrativa, e che si estende a tutti i comuni d'Italia affinché la convivenza pacifica e reciproca con le comunità islamiche sia regolata, sia normata e sia quanto più condivisa insieme alle comunità che li accolgono. Quindi grazie al sindaco Vivarelli Colonna per aver coraggiosamente emanato questa ordinanza, grazie alla Lega che ha sostenuto fortemente questa pratica in Consiglio Comunale, in Giunta, e ecco, noi ci siamo per ribadire che in Italia e in Europa i diritti delle comunità islamiche sono garantite purché si rispettino le regole. Ci sono alcuni casi, come per esempio quello di Pisa, dove una moschea si doveva aprire da tanti anni, ma poi non sono stati reperiti i finanziamenti, quindi l'iter è stato procrastinato. Ma c'è anche, diciamolo, senza infingimenti, senza ipocrisie, che un problema di sicurezza e di convivenza con le comunità islamiche in Italia e in Europa c'è. Intanto, mentre altre confessioni religiose hanno stipulato patti intese con lo Stato, quelle islamiche che sono molto frastagliate, questo non è avvenuto in molti casi, quindi c'è difficoltà anche di riconoscimento reciproco, c'è difficoltà di convivenza perché i costumi, gli usi, i valori sono spesso differenti con le comunità che ospitiamo. E ricordiamoci anche la questione femminile, che è molto importante. Io da recentemente ho lanciato a Roma una campagna manifesti per l'8 marzo dicendo: in Italia le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, e le comunità islamiche si sono risentite e offese rispetto a questo messaggio. Il fatto che si siano risentite e offese, hanno addirittura scritto un messaggio al presidente Mattarella, significa che c'è un problema. Credo però che prima di aprire moschee dovremo fare a livello nazionale e anche europeo ulteriori passi in avanti rispetto ad alcuni riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, in particolare e in primis partendo dai diritti delle donne, che devono essere riconosciuti senza tentennamenti da tutte le comunità islamiche.